so che ha ascoltato tutto il giorno praticamente i lavori, è stato terribilmente noioso? No, non so se c'è accento. Sì. No, è la prima volta che vedo sia le buone pratiche che a qualsiasi riunione di interpreti. È stata dura, eh? No, ho imparato le cose, ascoltate. Io la prima cosa che devo chiedere è qualche anticipazione sul futuro governo. Lei, a qualche di quelli che potranno essere i suoi colleghi negli altri posti di responsabilità? Guardi, io ho già dei problemi a dare lontano. Io credo che questa volta vada lontano. Io sono stato anche candidato una volta, ma non me l'hanno avvisato. La prensa pubblica? Sì, perché non avevo capito bene. E quel giorno non sono andato a votare. Penso che sia l'unico caso della storia italiana di un candidato che non ha andato a votare. No, se qualcuno parlerà di cultura nei prossimi, io voto stavolta perché si deve, poi dopo vedremo. Sempre una cosa, uno dei temi che è tornato spesso nel corso della giornata è quello di facilitare l'accesso dei giovani, di forze nuove, di cambio nel teatro. Poi ha lavorato anche in termini di pedagogia di scuola proprio con giovani attori. Che consigli sentiresti di dare su questo versante? Ma più che consiglio a loro, qualcuno vorrebbe dare un consiglio a me, perché io sono, credo, dal 92 che non prendo sovvenzioni, perché penso che l'impresario che non esisteva allora sbagliò qualcosa, però sono ancora vivo, voglio dire. Adesso però sentendo che venite voi anche a me di chiedermi. Vorrei capire però, se, visto che sono stato assente dalle richieste per 20 anni, se devo presentarmi come giovane o come anziano di 20 anni. Dopodiché sì, io l'ho fatto perché non perché c'era un territorio o qualcos'altro, tanti di territorio, perché io ho avuto la fortuna di inanellare dei grandi maestri nei primi anni di lavoro, che non è che fossero generosi. Non lo erano e non lo sono. Fo, Strehler, Iannacci, Gaber, Cecchi, però ti permettevano di rubare le cose, che il teatro è fondamentale. Però ho capito anche che quando ero giovane davo delle cose io a loro, se no non mi avrebbero chiamato. E così ho fatto con i giovani, in un momento di crisi creativa, perché mi occupo più di quello che di conti, quindi per quello che ho perso, nel senso per fare la domanda. Ho avuto questi momenti di incontro con i giovani, ma tanto quanto ho dato io loro, quanto loro hanno dato a me. Se io adesso ho una certa qualità nel lavoro che faccio, come devo ai maestri, e allora lo devo anche ai ragazzi a cui ho insegnato. Un altro dei temi che è venuto fuori è come riuscire a portare in teatro il pubblico e gli ignoranti felici di esserlo. Tu hai qualche trucco? No, io non ho. Sì, un trucco c'è. Tu ti riferisci all'altro giorno. Io l'altro giorno ero più vicino a recitare, un ragazzo mi ha fermato e mi ha detto: ah, però sì, cosa fai che è più vicino? Ah, faccio teatro. Ah, io teatro non ci vado perché io sono ignorante. Cioè, l'ha detto come, non come un argomento, come se appartenesse a un movimento, a una setta, qualcosa. No, io faccio teatro popolare, c'è una forma molto semplice, per usare un termine purtroppo televisivo, o prendi un format basso e lo innalzi, o prendi un format alto. Lo abbassi. In questo modo riesce a dare due letture, una alta e una bassa. Quando ho fatto Giulietta Romeo di Shakespeare, raccontavo anche ieri, mia figlia aveva 11 anni, doveva andare a tutti i costi in un villaggio vacanza. Dico, vabbè. Sono andato in villaggio vacanza, ogni sera c'erano questi spettacoli, li ho portati in un'ora, in playback, con la gente che applaudiva. C'era uno travestito da Barbara Streisand, con il disco di Barbara Streisand, e poi diceva: bravissimo,
Io sono stato un partito, però ho capito che c'era una formula lì che potevo usare per far transitare, dove non era mai passato, cioè, così come adesso facciamo un Western Carsico, per uno scalo meticciato, prima sono andato, e, però il primo tempo è venuto dal Cesti e il secondo dal Ferro. Sono due livelli per cui ho un pubblico molto trasversale. A quello, e quei ragazzi di arte, adesso devo pensare come posso portarli a teatro, insomma. La penultima domanda, hai sentito anche forse i ragazzi di teatro occupati, tu che posizione hai rispetto al movimento delle occupazioni? Io ho partecipato, sono passato molte volte nel teatro ovale. Spero che arrivi il momento che un teatro occupato non sia solo un teatro occupato, ma diventi anche un momento di, anche se precaria, produzione. Cioè che chi occupa un teatro diventi una compagnia, come io ho visto fare quando ancora non facevo teatro, ma qualcuno occupava un teatro e cominciava ad autoprodursi delle cose. Ti riferisci ovviamente a Dario Fuori della Palazzina Liberty come esperienza. Non ti chiedo se quando diventi ministro licenzi il dottor Nastasio, no, però ti chiedo se ti associ all'associazione a teatro che organizza eventi così pallosi come questo. No, essendo la prima volta che avendo non ero palloso, magari la seconda. Artista posso anche permettermi di essere anarchico, sono molto per autogestirmi, non mi va a richiedere, piuttosto mi sputtano facendo un lavoro che mi procura dei soldi, che finanziare un laboratorio, la compagnia, oddio, non mi va a richiedere, ma se qualcuno arriva di là, io perché non sono così puro da rifiutare, per cui no, per me è interessante, anche perché credo che le nuove tecnologie permettono anche a una compagnia che si autogestisce di contattare il suo pubblico come una grande istituzione, lo Stato o quant'altro. Quindi è anche un grande disordine sotto il cielo, la situazione è fuoco che vuoi. E tu, che sei un artista molto popolare, che ha un suo pubblico, avverti la crisi e come l'avverti? Del teatro popolare quando non è teatro commerciale, non è teatro sperimentale, quella del prezzo del biglietto. Quello che io ho letto come sensazione fintanto è che molti vengono e mi dicono delle cose come se mi dicessero li ho finiti, per cui sono venuti quella volta a teatro, ma non so se credo che lì anche con la mia compagnia, adesso abbiamo fatto, sono tre giorni che facciamo gli riunioni per capire come ridurre il prezzo del biglietto. Stasera abbiamo fatto questa iniziativa per controllare dove ci sono tanti biglietti gratuiti per gli studenti, i precari, i disoccupati. Come dice, c'erano 100 posti vuoti, perché lasciare vuoti? Grazie mille Paolo, ci vediamo stasera a Teatro Cucina alle 9. Ah, lì ci dovrò essere. Grazie mille.